Il lavoro chiama e i sardi rispondono. Per il Job Day 2024 alla Fiera la novità è che certo ci sono le scolaresche, i giovani, ma ci sono anche i quarantenni, i cinquantenni e i sessantenni che cercano una occupazione, dai mestieri più semplici a quelli più complessi, dove servono titoli naturalmente per poter ottenere un contratto, tempo determinato o indeterminato, poca differenza. L'importante è riuscire a portare il pane a casa, in alcuni casi anche riportare il pane a casa. Effetto il reddito di cittadinanza che non c'è più? Sì, anche. C'è chi lo ammette, c'è chi lavorava e poi ha perso l'occupazione nel duro periodo del Covid e grazie al bonus cancellato poi dall'attuale governo riusciva comunque a cavarsela. Allora bisogna tornare a rimboccarsi le maniche e a lavorare e a cercare appunto un'occupazione. Sardegna terra di turismo prevalentemente, però lo dicono i titolari di vari alberghi, tanti giovani, anche tanti cinquantenni e sessantenni che si propongono come camerieri, come facchini ai piani, come receptionist, come aiuto cuochi, però non hanno esperienza e anche le lingue straniere sono uno scoglio difficile da battere. Pochi parlano l'inglese, francese e tedesco ancora meno, men che meno, e in una Sardegna oramai meta del turismo internazionale, alla fine poi sono le mancanze che rischiano di fare la differenza e di non far trovare posti di lavoro per mancanza di competenze. Intanto però si incrociano le dita, oggi e domani l'occasione è ghiotta comunque per presentarsi, portare i curriculum vitae e sperare di poter avere un futuro non più da disoccupato o un futuro con un secondo lavoro, perché c'è anche chi ha un'occupazione ma dice con la crisi che c'è, con le richieste in calo e con le bollette alle stelle, arrivare a fine mese in Sardegna, anche in Sardegna, è un'impresa.